Ciao a tutti, testimardo.com. Quest'oggi andiamo a fare un breve video unboxing della nuova tastiera meccanica da gaming di Marvo, la KG910. Partiamo dall'analisi della confezione che nella parte frontale presenta l'immagine del prodotto, alcune sue caratteristiche tecniche e alcune sue funzionalità. Nella parte invece posteriore troviamo varie tabelle scritte in varie lingue sulle sue funzioni e le caratteristiche tecniche dettagliate del prodotto stesso. Nella parte superiore invece troviamo le varie compatibilità con i diversi sistemi operativi Windows e Mac. Togliamo la confezione più esterna, al di sotto della quale troviamo il cartonato costruito in cartone riciclato, al cui interno è custodita la nostra tastiera. Aprendo questo cartonato, notiamo al suo interno la tastiera ben imballata. Ed inoltre l'unico accessorio in bundle presente con la tastiera, e sarebbe questo manuale di installazione rapido. Togliamo la tastiera dal suo imballo, eccola qui. Allora, come possiamo vedere, la tastiera presenta doppia colorazione, nera lucida e grigia. Abbiamo la parte più esterna in nero lucido, la scocca esterna, con alcuni inserti in metallo, in color metallo, mentre i tasti sono in grigio opaco. I tasti sono completamente meccanici, sono dei Gateron, quindi dei switch cinesi che simulano i CRMX blu dell'azienda Cherry, azienda tedesca leader in questa tipo di tecnologia. E ogni filo di tasto presenta una retroilluminazione diversa, di colorazione diverso, in quanto ogni fila di tasti presenta, ad esempio, in questo caso una colorazione bianca, arancione, verde, blu, rossa e infine viola. Quindi non avremo una colorazione uniforme. Però questi LED presentano varie modalità di funzionamento, possono essere fissa, un'illuminazione fissa, effetto onda, eccetera. Comunque abbiamo fatto un video dedicato dove illustriamo tutte queste modalità. Queste funzioni sono abilitabili tramite il tasto funzione e quest'altro tasto qui in alto. La retroilluminazione è regolabile in intensità tramite questi altri due tasti. Ed inoltre i tasti multimediali sono attivabili sulla fila dei tasti F1 e F12. Questi tasti sono garantiti per 50 milioni di click e, come possiamo vedere, come abbiamo detto, sono simili ai CRMX blu, quindi sia per feedback tattile sia per feedback sonoro. Nella parte invece posteriore della tastiera troviamo questa scocca interamente in colorazione grigia con uno sticker al centro dove sono indicate alcune caratteristiche del prodotto. Abbiamo due piedini in gomma antiscivolo e altri due piedini regolabili che purtroppo non sono rivestiti in gomma e quindi tendono a scivolare su superfici lisce. Per quanto riguarda il cavo in dotazione, è un cavo rivestito in gomma, quindi non intrecciato in tessuto, ma offre un'ottima qualità, in quanto è un rivestimento davvero spesso, quindi il cavo non è soggetto a usura o a spezzarsi. È lungo 1,8 metri e alla sua estremità è presente un cavo USB 2.0, purtroppo non placcato in oro. Allora, per questo video unboxing possiamo dire che è davvero tutto. Vi rimandiamo alla recensione scritta di questa tastiera presente sul nostro sito web www.stemhardware.com. Quindi dallo staff di Stem Hardware è tutto. Vi rimandiamo al prossimo video unboxing e ciao!